È così anche per l'euforia. Sì, perché arriva dopo e torna sempre attorno al problema della malattia, della morte che va in giro. Sì. Che è un po' a monte del racconto. Sì, cioè sono fratello e sorella così. Fratelli loro, miele femmina e euforia maschio. Però sì, io era, diciamo, sull'euforia volevo fare un film con un tono diverso che su miele, meno univoco, più volevo riuscire a fare un film che parlava appunto di morte e di malattia, però in cui ci fosse anche una superficie di allegria, che fosse anche un po' buffo, perché trovavo, cioè mi metteva in difficoltà, volevo mettermi in difficoltà e riuscire a fare una commedia, quasi una commedia italiana, diciamo, però che parlasse di una cosa chiaramente molto dolorosa, che era insomma, l'eventuale perdita di un fratello. Avevi due attori sui quali potevi, questo Andrea e Scamaccio, e Riccardo Scamaccio. Sì, che anche loro appunto non li ho presi da subito. Anche se Valerio pensa di sì. Cioè ho fatto anche lì tante fotoprovini, sono tornati indietro e poi alla fine anche Riccardo per esempio non era per niente l'idea nella mia testa, no, di partenza, però ho fatto il provino migliore. Anche il provino migliore. No, più che altro sapevo che siccome il film è anche ispirato a una storia di un nostro amico, di un mio amico molto caro, che Riccardo oltre ad essere un attore bravissimo, conosceva anche la persona a cui il film è ispirato e sapevo che questa cosa poteva, la sua conoscenza della persona poteva tradursi nel, non è che io volessi fare un reality chiaramente, no? Però c'erano tanti motivi e poi il motivo per cui ho preso proprio Riccardo e Valerio è perché Riccardo come attore è convesso, sai che vuol dire convesso? Uno è convesso e l'altro è concavo. Ah, d'accordo, sì, ok. Certo. Uno va verso e l'altro assorbe. Siccome Valerio è bravissimo per assorbire l'energia e rimandarla fuori, è proprio una sua particolarità, sia di, come persona che come attore. Quindi volevo che questa energia fosse accolta e venisse accolta, quindi questa loro specularità. Francese concavo e convexo. Poi alla fine ho scelto loro due, perché era proprio la loro energia che si speculare, che stava molto bene insieme, penso, a me piace. Secondo te, io ho sempre pensato che il secondo film è più difficile da fare che non il primo, che ne pensi? Sì. Sì, è vero. Soprattutto quando il primo è riuscito, se è brutto uno pensa di migliorare, invece se il primo è... Sì, è vero, il secondo è più difficile, anche perché probabilmente tu stesso vuoi fare delle cose che non hai fatto, vuoi forse metterti più a rischio, hai paura di fare brutta figura anche. Sì. Cioè la brutta figura è sempre lì che... No, un po' spiegato. Cerchiamo di non fare brutta figura. Sì, sì. Io ovviamente ti volevo domandare, chiedere, dopo questi due film, il progetto del terzo, hai già risposto, cioè è la serie, ma hai anche l'idea di un film dopo la serie? Quasi, perché questo, appunto questo cercare, sto scrivendo questi, insomma, queste serie, e mi sta molto molto prendendo, quindi diciamo che il film è stato messo da parte per un anno, però ultimamente comincia qualcosa a sbrilluccicare, non lo so, vedremo, però sì, mi piacerebbe molto avere un film da fare, mi farebbe stare più tranquilla.